sembra essere meglio vivere in provincia che in città, a quel punto lì forse chi vive qua è più fortunato, cioè salterà fuori questo, no? Va bene, se è una cosa che Dipende, sì. comunque è un'esigenza che comunque sta uscendo fuori da molte persone che magari hanno vissuto la loro vita in città, non hanno più proprio sbattimenti a rimanere. Sì, in realtà è un argomento che sta saltando fuori anche in altri contesti, quindi Sì. ci stanno arrivando in tanti. Ho letto un post di Blanco che parlava anche di lui della provincia, cioè letto nel senso, sì, però non mi ricordo esattamente cosa avesse scritto, e poi ne sento parlare anche in altre trasmissioni, capita che qualcuno la inserisce come valore, quindi tutto sommato non l'abbiamo, secondo me, sbagliata, ma forse perché in città davvero. Non so, sta venendo a mancare qualcosa nelle città grandi. Oppure c'è troppo. Non lo so, però ti dico, emerge questa roba qui. Cioè, io vedo la mia compagna di Bologna, lei, cioè proprio Bologna centro, venuta qui, storcendo il naso, incazzata, va va va. Cioè, incazzata, no, nel senso, era vabbè, vengo a vivere lì. E poi dopo un anno io, insomma, per andarle incontro avevo un'offerta di lavoro a Bologna, dico dai, così andiamo a vivere a Bologna. No, 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 sto bene qui. Ecco qua, vedi, cambio di programma. Sì, perché poi dopo, sai, prendi il cane, ti accorgi che hai un sacco di posti dove fare il giro, magari per lei, parcheggio non triboli più, hai comunque dei Sì. rapporti con tutti, perché alla fine, in un modo o in un altro, hai dei rapporti con tutti nelle Sì, c'è un città, è po' la difficile. dimensione della grande famiglia anche, provincia, Cioè, questa cosa in qua. città ti abitui che vai a comprare, non crei quasi un rapporto con nessuno. Nelle varie abitazioni non ti saluti con tutti, cioè non sai chi ci abita. Per dire, mia suocera non sa chi cavolo sono i suoi vicini di casa in via Mendola. E invece dopo forse ti abiti a sta roba qui e boh, non lo Boh, so. Se è strano, non lo so. Comunque, a me Beh, sembra che ci sia anche un picco in un certo senso a livello di età, no? Cioè, almeno io me la sono vissuta perché io vengo dalla provincia, come io sono, abito a Mantova, però in un paese di Mantova, quindi c'è proprio. E, cioè, tipo, età, cresci in provincia, figata, bellissimo, c'è la compagnia, c'è un sacco di spazi, posti dove andare, bellissimo. Poi arriva un punto in cui ti senti magari limitato nel momento in cui ti approcci all'età adulta, al mondo, al fatto che la città è un interesse, è ricca di interessi, che c'è lavoro, c'è un po' di tutto, capito? È più luminosa, ci sono più lustrini in città. Poi dopo invece torni indietro. entri in età adulta e ti accorgi che quello che dai per scontato in realtà è quello di cui hai bisogno, quindi tempo, spazi e Ci allora può dopo fai lo stare. step back, Fai il giro. capito? Sì. Ci può stare. A me sembra che sia così, Sì, sono partito. Ah, sei già partito. Iniziamo questa nuova puntata di From the Arena, qua dalla nostra Visual Brand Room. E oggi c'è un. Io vi vedo, se dovessi descrivervi così, non mi sono preparato niente perché a me piace così, è colore, cioè no? Tanti colori, perché tutte le vostre sfumature secondo me sono molto colorate anche nella vostra musica, sono molto contento di aver qua i Westfalia! Vai, 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 vai! E vabbè, io vi ho conosciuti nella nota trasmissione, ma ne parleremo dopo, però in realtà per me è stato un super, super onore quando c'è stato il momento di poterci sentire per organizzare questa bella cosa. Grazie al nostro Reciproco. amico Giulio, Giulio, grande subconscio, quindi subconscio, primo lo ospite di sappiamo. quest'anno, primo ospite di quest'anno Giulio. E guarda qua che bello, è l'esempio eclatante, il valore della musica, che al di là di essere bella, di essere ascoltata, spesso crea connessioni di questo tipo qua che ti permettono di conoscere persone nuove e sapere già che sarai in sintonia, perché c'è un amore reciproco, no? Che si condivide per questa dea musica e quindi eccoci qua. Allora, ragazzi, che ci fate qua? Che ci Ma facciamo qui? perché? Ancora non lo sappiamo, lo scopriamo. No, beh, intanto siamo qui sicuramente anche per portare un po' quello che stiamo facendo e la novità di dove sta andando il progetto, che ha acquisito dei nuovi colori, quindi che porteremo anche appunto dal vivo, in partita, quando sarà il 30 di marzo. E quindi sicuramente te ne parliamo un po' e poi in realtà anche semplicemente per fare due chiacchiere, che è sempre Esatto, bello. esatto. Allora ci siete tutti, perché questa è la Siamo in cosa quattro, bella, sì, ce abbiamo l'abbiamo deciso fatta. che in Certo. Spagna sono in quattro. Sì, almeno per, cioè,
Per parlare in quattro devo dire che siamo molto efficaci. Per suonare forse, non lo so. Sì, possiamo mettere dei cartonati. Vediamo, facciamo come Blair a Sanremo. Ma i gruppi, no, come voi, hanno la chat di gruppo, no, su Sì, WhatsApp. ce ne sono almeno 4-5. 4-5, però ogni quello ufficiale, dai, sì, c'è diciamo che c'è l'ufficiale. Quindi allora, se si può raccontare quali sono le vostre chat, cioè, a me interessa quella che non si può dire, se si può dire. Esiste una chat che non si può dire il nome di come si chiama? Non lo Oddio, so, no, cioè. dei Westfalia proprio no. No, perché, no, è vero, questa no, siamo polite. ma perché siamo Siete brave proprio. persone. Siamo degli stacanovisti, Ma sì. se, Alla, dai. cioè, però in realtà il problema di fondo è che ci sono troppe chat dei Westfalia. Cioè, ormai ce n'è una, ovviamente, che utilizziamo noi, ma si è fatto così tante cose in questi anni che tu vai a cercare su WhatsApp Westfalia e ti ritrovi tipo 30 gruppi dove ci siamo. Westfalia, videoclip tale, Westfalia, booking di 30 anni fa. Quindi forse quello è l'unico problema, che ce ne Cioè, sono troppe di chat la facilità con cui Westfalia. si creano e la difficoltà con cui si distruggono. Esatto, Ah, ma esattamente. vengono dette cose importanti? Sì, per forza, bisogna Solo rispondere cose solo cose solo, importanti, solo, solo. solo cose importanti. Siamo, in realtà siamo un gruppo proprio di lavoratori. Siamo proprio dei lavoratori, come Sì, direbbero, del siamo arrivati a una nord. quadra sicuramente dopo un percorso anche comunque di alti e bassi, come è giusto che sia, poi Assestamento, assestamento. assestamento, ma adesso abbiamo, diciamo, attutito il più possibile tutte le nostre incertezze, oltre che a livello magari artistico, anche a livello di ruoli all'interno del progetto stesso, e quindi è una cosa che insomma sta funzionando molto bene. Qual è la cosa che voi siete nati ufficialmente in che anno come gruppo? 2019 alla fine abbiamo iniziato a fare musica originale, Sì. quindi sì, sono 5 anni. Pensa che fortuna, 2019 e l'anno dopo Covid. Sì. Infatti vi stavo chiedendo, vi volevo poi chiedere il momento più entusiasmante, no, di questo percorso che quindi a questo punto dura da 5 anni, e il momento invece più difficile, quello più difficile probabilmente. Ma sono stati vari momenti. Allora, cioè, questo è un momento molto entusiasmante, ad esempio. Forse non tanto per quanto stiamo facendo, ma per la prospettiva, perché è un momento in cui siamo ancora non si sa perché è uscito poco, è uscito solo un singolo, ne usciranno altri, però abbiamo un LP che è estremamente centrato, siamo centrati come team per ruoli, siamo centrati come direzione su quello che vogliamo essere, il circuito in cui vogliamo stare, e pian piano stanno arrivando le prime, diciamo, i primi feedback per avere una struttura. Quindi questo è un momento bello di fermento e maturo del progetto. Un altro momento bello, sicuramente pieno, è stato quello di X Factor, allo stesso tempo molto stressante e totalizzante. E forse in un certo senso il momento più destabilizzante è stato subito dopo X Factor, credo. Perché comunque, cioè non è che sia stato. Perché secondo me in quel momento lì comunque noi avevamo portato la prima versione di noi, ma ancora non c'era così tanta chiarezza su quello che volevamo essere. Quindi essere poi stati proiettati in un contesto molto pop e che è un pochino diverso anche da quello che ora stiamo portando. Cioè, non è che è stato un problema, ma sicuramente ci ha fatto un attimo pensare dovevamo assestarci come progetto, ma noi in termini umani e in termini di ruolo siamo sempre stati molto tranquilli, non ci sono state crisi o quant'altro. Però ecco, se devo considerare degli alti e bassi, credo che forse questi possono essere considerati, no, come momenti. Sì, Ma beh, un altro momento non bellissimo è stato quando avevamo praticamente finito di buttare giù Goblin, era tutto pronto, volevamo registrarlo e farlo uscire e non l'abbiamo potuto fare. perché è vero, mi ero c'era ragione. completamente Perché è arrivata la dimenticato. pandemia e quindi noi siamo stati con Goblin praticamente già finito, sapendo che comunque sentivamo che aveva del potenziale, e siamo stati per un anno e mezzo con tutto pronto senza poter fare Però dopo ce niente. l'ha avuto il potenziale. Dopo ce l'ha avuto e abbiamo fatto tutto, sì. Che insomma, grazie a quel banner che comunque siamo andati X Factor, sicuramente. Ah, quindi è nato prima? Sì, è stato tipo forse il secondo brano che abbiamo è nato molto scritto. prima. Non è nato dentro la trasmissione. Ah, infatti voi probabilmente nelle audizioni l'avevate presentato, se non Sì, ricordo. Esatto, siamo sì, arrivati è con stata la Goblin chiave proprio. d'accesso Sì, al sì, talent, sì, sì. insomma. Quindi questa Sì. cosa, cioè, sicuramente è un capitolo che
rimarrà sicuramente il nostro storico e lo considereremo un ottimo, è stato un ottimo inizio per la nostra, insomma, carriera, Sì, diciamo. quel periodo lì effettivamente il modo di scrivere era totalmente diverso perché col fatto che c'era la pandemia ci svedevamo, provavamo a Locomotive di Bologna, che era un posto pazzesco, un club super per provare, però. Continuavo che riaffiorano. Infatti no, io mi Ma quasi mi diventi dico anch'io, completamente ma pure dimenticabile. io, cioè, infatti ora ci sto pensando, però comunque il lavoro che facevamo era un lavoro molto a distanza, cioè alla fine ognuno registrava le proprie parti a distanza perché c'era sta caspita di pandemia e quindi è stato un lavoro strano, invece questo disco tipo siamo stati tutti i lunedì dalla mattina alla sera serrati a lavorare, è stato proprio tutt'altro lavoro, molto più figo Sì, l'ultimo in molto questo bello. senso. E io ero in treno prima, ero in treno, cioè tu non sai quante persone, quante cose rivela una persona di sé stando al telefono, no? Cosa Per rivela? dire, nella stessa mia carrozza, che era quella piccola, c'era un ragazzo che vabbè, a parte che continuava a scrollare merda su Instagram, e va bene, lì, cioè, Vabbè, sì, quello è il figurati, chi grande non lo fa, classico. lo puoi fare, Chi non lo sicuramente fa, lo fa. Però, lo cioè, capito, ormai c'è sta cosa che il telefono è talmente parte di te che tu sei il telefono, cioè, capito, quindi parli altavoce, Certo. non te ne frega un Non ti cazzo, rendi conto manco ti rendi neanche conto. Esatto, quindi io so che lui si chiama Samuel, vive ad Ancona, alle 6 si va a rifare le sopracciglia e alle 5 e mezza, cioè, capito? e ha ucciso suo E ha fratello ucciso suo nella fratello, notte. esatto. Capito? È incredibile sta roba. Mio padre faceva il raccattapalle. Quindi dovrò fare i lavori, rifare lo stadio, intanto forse il Mantova va a giocare a Sassuolo. Ah, il Sassuolo invece gioca a Reggio, di solito. Fai scambi. So che storia. E beh, che giudice avevate voi poi X Factor? Che passano gli anni? Mica, Addirittura MIAK. mica, mica, mica. Mica, mica. Cosa clamorosa di X Factor, poi dopo chiederei il capitolo, nel senso che non esiste solo quello nel vostro Grazie. percorso. Però una Grazie. cosa che mi ha fatto molto ridere, se andate a Sanremo quest'anno con il Disco Club, e la cosa che ci ha fatto super ridere è la gente che ti ferma per fare la foto, no? Nel loro caso, loro, e parlano come di te se fossi al passato. Ah, ci piacevate tanto, ma noi esistiamo ancora. È la cosa, mi ha fatto super ridere questa cosa qua e ci abbiamo scherzato su tantissimo, perché, Grande però classico. davvero, questa roba qui è particolarissima, quindi mi era rimasta impressa. Quindi, l'LP nuovo, non si può dire come si chiamerà. Ma lo diciamo Ma qui, in sì, italiano dai. Eh? lo diciamo in Solo in italiano. Irraducibile. È un disco tutto in inglese, Tutto in inglese. molto Eccolo qua. proiettato comunque su un circuito estero. Stiamo organizzando un tour in Germania. Già se alcune cose si stanno: Germania, Svizzera, Belgio, Olanda. E anche lo porteremo un po' in anteprima UK quest'estate. Quindi stiamo molto viaggiando su quella dimensione. Quindi un disco molto estero di ambiente scuro e molto post-punk, trip-hop come dimensione. E si chiama Ozenens, che sarebbero cianfrusaglia. È ispirato a un posto magico che abbiamo visitato nel nostro primo tour in Sì, Germania l'anno sì. scorso, vicino Munster. Era un negozio di antiquariato di questo tizio pazzissimo che salutiamo, Ambiente che Joaquin. vive anche tuttora, secondo me, tra gli anni fine 60 e inizi Sì. Sì, 70, sì, andava a viene gli anni sbandare 70. cioè, Caffè non si capiva se la latte, polvere. sigarette industriali, Esatto. ovviamente, non rollate. Non si capiva se la polvere del negozio fosse polvere d'antiquariato o la polvere La cenere. della cenere delle stizze del cristiano. Che potrebbe essere, per come me sì, l'avete sì. descritto. Io mi ero un attimo incantato a immaginarmi questo personaggio qui e questo luogo. È bello, in una Possiamo zona. fargli Dai, vedere la foto di. Sì, possiamo. aspetta, devi. Telgten, Telgten è il posto, Telgten. Ma è stato un posto assurdo dove suonare. Joachim, giusto? Si chiama. Joachim. Come ci siete arrivati in Germania? Così, In viaggio, furgone. furgone. No, ma no, avevate una meta? Sì, Cioè, abbiamo suonato noi questo suonato abbiamo, lì. dormito anche sul palco, Sì, praticamente. Sì. per tributare il posto. Cioè, nel senso, come è nato la gancio di suonare lì? Ah, beh, abbiamo fatto contattato proprio direttamente. Sì, Ok. sì. No, pensavo ci fosse una storia. L'ho provata a indagare No, da è un buon capitato. podcast. Apposta è questo qui, diciamo. È una specie di capannone gigantesco pieno di qualunque E cosa. lui C'è una organizza i stanza concerti. con almeno 20 Sì. E materassi. lui organizza i concerti lì, è bellissimo, incredibile. Ah, figo. Sì.
Era molto strano. Ma la cosa assurda è il pubblico. Non c'era un pubblico enorme, ma quel pubblico che c'era era fuori di capoccia. C'era è stato un live stupendo. Penso che per andare in un posto di quel tipo devi essere fottato. Sì. Sono proprio ipercarichi. Guarda, bello. Ed era un posto in provincia o in città questo? Era vicino, era nella periferia di Munster, che è comunque una cittadina abbastanza grande. Che tipo Bologna. È in Vestfalia, quindi noi siamo andati a suonare in Vestfalia, cioè nella regione Vestfalia. Abbiamo fatto Vestfalia in Vestfalia. Ci mancava quello, era il nostro sogno, i Vestfali in Vestfalia col Vestfalia. Però il nostro van era un Fiat Talento fantastico. Però c'è da dire, sarebbe, diciamo che la trittica, andare con il furgoncino Vestfalia sarebbe proprio il sogno. Ma il nome nasce quindi vostro? No, non dal furgoncino, ma da una mungitrice. Perché stavamo registrando per la prima volta in studio in questo posto di un nostro caro amico a Guastalla, che era un ex stalla. All'ingresso c'era scritto: qui si munge solo con la mungitrice Vestfalia. Non avevamo ancora un nome e il nome si è piombato. Sì, a volte non bisogna complicarsi troppo la vita, secondo me. Ci è piaciuto molto subito, poi dopo abbiamo avuto dei problemi. Sì, ha detto, ma non sarà troppo poco? Sì, esatto. Qualcuno ci ha provato a convincerci nel voler cambiare il nome, poi alla fine... Alla fine siamo molto casati, perché è bello. Ma è sempre rimasto impresso, vi dico la verità. Non vi ho mai dimenticato. E poi non ce ne sono, c'è un'altra band, diciamo, americano, canadese. Ah, è vero, sì. Si chiama Westfalia, ma fanno musica completamente diversa. Potremmo fare un tour insieme. A questo punto. Westfalia e Vestfalia, sì. Però se non ci sono altre band, Westfalias. Tutto, Westfalias tour. E mungete anche delle mucche sul palco. Sì, cioè, proprio così. Sì, proprio boom. Questa è una bella idea. Pop Pink Floyd, anche. Sì, sono d'accordo. Sta roba. È bello, mi sono visto le immagini. Neanche. Due gruppi che mungono. Sì. Cioè, facciamo suonare la mucca con... Sì, esatto. Ogni volta che tiri campane. Esatto. No, vero, quindi... Si continua quindi con la lingua inglese, brani in italiano non ho mai sentito i vostri. No, non abbiamo i brani in italiano. No, abbiamo solo scritto in inglese. Cioè, pubblicati? Non c'è niente. Ne faremo sicuramente, ma ora non è il momento. Diciamo che questo percorso qui, questo disco è stato molto stabilire bene la direzione. Il primo EP è stato molto... ci piacciono tante cose. E ce n'erano tante. Con questo LP ci sembra di aver trovato molto un'identità sonora riconoscibile, che è una cosa che ci fa molto felici. Magari proveremo anche a sperimentare con la lingua e mettere qualcosa in italiano del prossimo lavoro. Esiste ancora qualcuno che la cerca, l'identità sonora, mi fa molto piacere. No, è importante, dai. Secondo me questo è il lavoro dietro che... l'ho raccontato in altri podcast. Cioè, io credo che comunque vada le idee in generale nella vita siano quelle che ti possono muovere da determinate situazioni. Diversamente c'è sempre una grande azione di marketing che ti può elevare, far conoscere, però o hai una o l'altra. Io sono sempre stato per le idee, ecco, nel senso che poi dopo ci abbino al marketing, alle idee, però deve esserci anche l'idea, nel senso che le azioni di marketing, però soprattutto negli ultimi anni non hanno più il potenziale che avevano prima. Anche secondo me. Soprattutto nel momento in cui non c'è un contenuto artistico valido. Quindi è un po' tipo un po' usa e getta. Sì, perché comunque vada... A parte che pian pianino a somministrare pillole di marketing al pubblico, perché poi il pubblico che... lo subisce è una brutta parola, però vabbè, troviamone una migliore se mi viene in mente. Si abitua, quindi lo riconosce, quindi dopo questo è un po' quello che è successo e fa parte del gioco. Sì, adesso devi fare per forza la figata, cioè nel senso così tante cose che se non fai la figata che esce tanta musica. Io vengo da
esce tanta musica. Sì, è un po' anti-arte anche sta roba. Sì, beh, sicuramente devi... C'è sta ricerca della sta smania di uscire a tutti i costi, cioè... Infatti adesso c'è una crisi generale. È un tema di questi giorni. C'è una crisi generale. Ma è che molto più che altro che questa roba qua sta creando una sorta di feticcio del fatto che conta più l'evento del processo. Capito? In realtà, cazzo, la musica è un processo, cioè una roba che ci vuole del tempo. Non è un evento, non è che te bam, fai quella roba lì e spacchi e... Ma non è che sia la conseguenza di aver reso la musica troppo accessibile? Io me lo chiedo, perché mi ricordo quando ero ragazzino, 8-10 anni, che erano i primi tempi di internet, cioè, sì, per avere un brano, ragazzi, devi stare lì un'ora e mezza. Certo. O se no, devi andare in negozio. Insomma, cioè, nel senso, era una roba che non era per tutti avere un accesso così importante alla musica, e quindi nel momento in cui finiva quell'ora e mezza per il download, cioè proprio te l'ascoltavi a ripetizione e poi avevi quella, cioè, sì, quindi o avevi tua mamma che non doveva fare una telefonata perché col 56k non c'era all'inizio subito la possibilità di chiamare e stare su internet, però sì, viene a dire che l'accessibilità così elevata possa aver inciso, però è un tema gigantesco che non risolveremo noi oggi. No, certamente. No. Però è molto, in questo momento è molto trattato, no? L'altro giorno, non so se ti è capitato di vedere, James Blake, artista inglese, ha proprio fatto una serie di tweet che sono girati un po' su tutte le riviste anche, dove diceva effettivamente ormai... è sdoganato e un pochino il lavaggio mentale si è fatto che la musica è gratis. E questa cosa qui comporta un abbassamento, vuoi non vuoi, del livello qualitativo della musica. Poi, cioè, fa parte, è un momento strano. Cioè, comunque, chiunque può fare musica con veramente poco. E quindi tutti possono fare tutto, però allo stesso tempo è una responsabilità. Quindi, cioè, è figo, ma allo stesso tempo è... E questa cosa qui porta tanta veramente confusione, tanta difficoltà poi per le persone che provano a farlo, veramente a pensare di farlo totalmente, e quindi poi diventa una cosa più parziale e più superficiale. Sì, c'è tanta superficialità in questo momento. È un diverso di concetti. Cioè, però questo rende poi chiaramente importante la performance. Ecco, infatti... Sì. Cioè, mi hai letto un po' del pensiero. Questa cosa qui, soprattutto prendendo in esame anche i nostri singoli background musicali, noi veniamo dalla strada, cioè nel senso, se non vuoi fare la strada. È vero. No, però noi siamo tutti dei musicisti diciamo, preparati, nel senso, comunque... Fin quando eravamo piccoli il nostro desiderio era di, insomma, performare, non di sperare che qualcuno ascoltasse il nostro brano in MP3 da qualche parte, cioè, quindi adesso questa cosa qui, da questa crisi qua, secondo me, almeno io personalmente sto percependo questa energia positiva nel dire ok, bene, noi invece di star lì a piangerci addosso, dire abbiamo meno di 1000 ascolti al mese, oddio, che chissà quale sarà il nostro futuro. Non è quello il nostro problema, noi quello che vogliamo fare è suonare, fare i concerti, quindi è quello, su quello che stiamo puntando. Poi ovviamente nel momento in cui la nostra musica a livello digitale vada a prendere forma, quello aiuterà sempre di più a farci fare più concerti, ma comunque l'obiettivo è fare i concerti, non avere le view su Spotify o tutte quelle piattaforme. Però secondo te è valorizzato il fatto di saper fare i concerti? In che senso valorizzato? Nel senso che comunque, cioè, la gente premia questo aspetto? Nel senso che Kanye West fa i concerti senza microfono e fa sold out adesso. Beh, diciamo che adesso la maggior parte degli utenti, delle persone, sono viste come consumatori. Sì, si accettano di farsi definire come consumatori e quindi accettano di essere l'oggetto della pubblicità, del marketing, eccetera. Allora chiaramente accettano anche tutta quella cosa lì. Dipende molto da chi ci va ai concerti. Sì, io credo esattamente sul discorso della performance, ricollegandomi a quello che hai detto te. È un periodo, ci sono delle mode, no? Nel senso che comunque la nuova generazione cresce con una novità, il fatto di andare a vedere un live.
E quindi vedrete che tornerà adesso una cosa estremamente riconosciuta. Poi, se prendiamo l'esempio di Kanye West, stiamo parlando di un brand, quindi è difficile, però io parlo proprio nel concreto, diventerà secondo me nei prossimi anni una figata andare a sentire gente che sa suonare dal vivo, perché non è più stata un'abitudine in questi anni, ragazzi, c'è poco da fare, il Covid sicuramente ha inciso tutto il resto, sì, sì. E quindi io, tornando a noi, sì, poi smantella anche un po' la distanza creata dai dispositivi dell'accesso alla, sì, musica, no? Perché tu vai diretto, bam, tu occhi, orecchie, ti guardi il concerto, ma e vedi anche qualcosa di diverso, dietro, perché nella performance ci sono delle sfumature diverse, abbatte tanti muri. Non è solo la musica di quello che puoi trovare di diverso, è proprio l'ambiente culturale in cui ti trovi, sociale, nel senso che, certo, comunque, faccio un esempio, io parlo proprio da spettatore, che va nel pubblico, va a vedersi un concerto in una band che mi piace, vado lì, io non è che vado a vedere solo il concerto, magari conosco persone, cioè, non so, mi faccio ispirare da quel momento, aspetta, sono in questo posto, va. Cioè, la nostra mente è in continua evoluzione, quindi è quello l'importanza, non è solo il fatto di andare lì, pagare il biglietto e supportare l'artista, che non è poco, è già tanto, però in più è proprio la crescita di vita che ti può dare anche, sì, ti fa appartenere, sì, ti fa dare, esatto, anche senso di appartenenza, sì, a qualcosa, a un movimento, a un'idea, a un contesto. E questo noi più vita, esatto, sì, è più vita, più vita, più vita, ed è quello che noi conosciamo in pieno, nel senso, cioè, che lo sport, certo, è questo, è più faticoso a livello fisico ma meno a livello mentale, invece tutta questa industria marketing, ma c'è, capito, anche appunto, ci stiamo fulminando, dimmi te che differenza c'è guardare un concerto sul telefono e guardare una partita sul telefono? Nessuna. So che è assurdo, però è la stessa cosa, sì. Perché alla fine tu ti stai guardando il telefono. Invece c'è una bella differenza andare a un concerto e andare a una partita. Sono due esperienze di vita diversissime, entrambe stupende. Capito? È quello. Poi l'altro aspetto è che tu vai in quel luogo e c'è chi ha il tuo stesso gusto musicale o comunque è stato, esatto, in quello. Cioè, quindi quello ti avvicina, sì, immediatamente. E fai delle conoscenze. È un collettivo di persone, poi ti rimane, vai a letto, sì, contento. È il senso di appartenenza, il sentirsi, sì, di che quella è una dimensione in cui ti senti a casa e di trovare persone a te affini. E questo è il fatto che noi assumo, poi sono lavoro anche oggi. Però non dire che ti trovi bene. Ma no, ma semplicemente ho dei punti di vista che soprattutto noi siamo generazione anni 90, alla fine, più o meno, siamo quasi tutti coetanei. Mm-hmm. E notiamo quanto in realtà, vedendo cosa sta succedendo nel mondo culturale, musicale di adesso, ci riteniamo molto fortunati di aver vissuto quella parte, perché abbiamo un esempio davanti a noi, quelli che, le persone che purtroppo hanno anche solo quei 10 anni meno di noi, sì, sì, poveracci, sì, ho solo pena. Forse qualche trauma in meno, però, hanno visto meno cambi, cioè hanno vissuto dei cambi, ma... Noi ne abbiamo vissuti talmente tanti di cambiamenti. Sono nati direttamente nell'inferno. Sì. Noi un po' di paradiso l'abbiamo visto. Dai, no, ma poi è quello che vedrete dopo. L'uscita delle nuove LP. Esatto. Yeah. Yeah. Io non vedo l'ora di sentirlo. Non vedo l'ora di sentirlo. Sì, infatti, scusa, erano diventati proprio un momento di depressione. No, The Monster. È così che la gobba è. Per questo, infatti, The Monster è il motivo di questi discorsi. Penso che uno dei pezzi che suoneremo il 30 sarà The Monster. Allora, ripetiamo innanzitutto, ospiti del 30 di marzo, il giorno prima che anticipa la Pasqua, e qui si giocherà una partita molto importante, perché sono tutte delle finali da ora in poi. Questo lo dico con il cappello da club manager. E noi abbiamo scelto i Westfalia, siamo molto contenti perché, come avete visto, c'è un'anima pura dietro quello che è la passione per la musica, e tutta la nostra scelta artistica di quest'anno l'abbiamo voluta puntare su questa e soprattutto su parecchio mio gusto personale, quello dei ragazzi, però siamo veramente contenti di ospitarvi qua. Vi divertirete perché sentirete la passione di persone che sono qua con qualcosa in comune, quindi io credo che sarà molto molto fico. Poi vi ho raccontato un po' il nostro obiettivo, che è quello di dare un contesto e uno spettacolo dentro alla partita, dentro all'evento, per quello che sono i nostri ragazzi di questa zona
che non è solo 100, ma tutto quello che gravita attorno, perché manca un posto dove si suoni live, dove si vada a vedere gruppi in live. Serve, con frequenza, serve. Purtroppo non ce l'abbiamo qua attorno, chissà se stuzzicheremo la curiosità di qualcheduno, me lo auguro. E l'altra cosa che vi chiedo, ragazzi, a proposito di questo, mi collego, è una domanda che facciamo sempre in questo podcast, è l'unica che si fa, è meglio la provincia o la città? Cioè, è peggio nascere in provincia o in città? Perché è un tema che stiamo affrontando in questa stagione. È peggio finire in città. Oppure ve la giro diversamente, la provincia è un limite? Chi vuole partire? Per me, io, andiamo a votazioni. Vai. Andiamo a votazioni, diciamo, espressioni. No, per me lo è stato, l'ho considerato un limite, ma ora che vivo in città non vedo l'ora di avere le condizioni possibili per tornare in provincia. Non so quando, ma quindi io sono pro provincia. Per la teoria della curva. Sono pro provincia, esatto. Per la teoria della curva di cui ben parlavamo prima. Vero. Io sono convintissimo della teoria della curva. Allora, tu dove abiti adesso? Io abito a Bologna. A Bologna. Io abito a Reggio. Reggio, e devo dire ci sono anche nato a Reggio Emilia, sì. È una piccola città, mi ci trovo bene. Sì, sì, eh. Il vantaggio più grosso è anche che non abitando proprio in centro, e comunque è piccolissimo, quindi si farebbe poi presto, spesso magari durante il fine settimana me ne scappo dalla città e vado verso la provincia. È una città provinciale, cioè una città diversa a Reggio, diciamo. Sì, è molto tranquilla. Ma che a me, cioè, mi piace un casino Reggio. Quindi, sì, sì. Quindi tra l'altro c'è una realtà di basket che quest'anno sta facendo veramente... Sì. Sì, sì. Sta andando molto bene in casa, soprattutto poi in trasferta, così così, però stanno regalando tante emozioni perché il palazzetto è sempre pieno, grande entusiasmo, c'è tutta la narrazione di Kobe Bryant dietro, perché Kobe è vero. Di Kobe giocava lì, quindi Kobe da giovane ha frequentato tanto Reggio, so che c'è un bel murale a Reggio, cittadino onorario, sto seguendo tanto la dinamica di Reggio e devo dire che mi incuriosisce molto il capire come si vivrebbe lì, perché mi sembra una di quelle città stile Ferrara, no? Dove comunque sì, anche Ferrara io ci ho vissuto. Forse Ferrara è più piena di giovani, vuoi per il fatto dell'università. Davvero, un po' molte storie. Sì, Ferrara è un po' più giovane di Reggio in generale. A Reggio ci sono tante cose per l'infanzia, tante cose per la terza età, nel mezzo. Nel mezzo manca un po'. Sì. E quella forse è la parte provinciale. È la parte provinciale. Sì. È vero. Teoria del buco. Teoria del buco. La teoria del buco. Sì, te stai proprio costruendo un manuale sulla provincialità. Io certo, sì. Ragazzi, io sono nato e cresciuto in provincia. Lo scriviamo, membro onorario. No, spieghiamolo. Nel dietro le quinte, come si dice, giustamente si condivideva, no, per il discorso della curva, che magari nasci in provincia, stai bene. Giusto, vediamo se l'ho imparata. Vai, se l'ho imparata e la dico bene, vuol dire che lui ce l'ha e può andare in giro per tutta Italia a spiegarla. Divulgazione, secondo me. A me piace questa cosa. E, quindi stai bene, ragazzino, stai bene. Poi, insomma, 16 anni tra di adolescenza, vedi la città come qualcosa di più luminoso. Esatto. Lustrini. E quindi ti piace la città, e quindi c'è la curva dove insomma vai in città, poi dopo cambiano le esigenze, quindi magari ti costruisci famiglia, vuoi stare più tranquillo, lavori e sei stanco, quindi ti vuoi e quindi riapprezzi la provincia. Proprio così. Sei preso alla grande, ragazzi. Altre considerazioni da aggiungere? Ma, vi metto in coda io che sono anche un membro della provincia, una provincia diversa, perché sono del sud Italia, vengo dalla provincia, dalla fine della provincia di Taranto, proprio veramente lontano da tutte le città, Puglia. Proprio veramente tanta provincia. È stato un contesto per me piccolissimo dove vivere, dove non avevo spazio per trovare, ad esempio, ho fatto delle cose belle, è stata un'infanzia molto spensierata e anche ricca di cose per esprimermi, però ad esempio dal punto di vista musicale non ho vissuto tantissimo. Quando sono venuto qui a Bologna, appunto, le luci, i colori, cioè ho trovato tantissimo, quindi è stato... Esatto, è così, luci e colori. E quindi la cosa secondo me buona però dell'essere nato in provincia è... Il fatto, e credo che sia una cosa buona, di nascere veramente con dei valori ben strutturati, una certa solidità e anche più fame, che più poi fame. Nel momento in cui ti ritrovi in un contesto competitivo come quello della città,
e magari devi abituarti, ma la fame che hai ti porta si ad nota. Andare più forte. Si nota. E quindi secondo me nascere in provincia può essere a volte anche un plus, anche se all'inizio paradossalmente un handicap, perché non hai avuto magari delle opportunità che dei cittadini hanno avuto prima. E poi io sono convinto anche che io farò utilizzerò il sì lo faccio il comeback, me ne vado al mare, vado alla casa sulla litoranea, la pensione me la faccio là, e si ritorna in ma provincia. Ma scusa, la pensione il fallimento me lo faccio lì, non ci sarà più la pensione. Quando fallisco vado al mare, ecco, non esisterà così. Più non esisterà più, no giusto. Però insomma adesso abbiamo parlato di questo tema qua, ma la città che è stata nominata e in cui voi bazzicate, uso questo termine, quindi tutti fanno sì, hanno capito, quindi parliamo di Bologna, sì. Bella scena, la parola scena tanto inflazionata ultimamente, però la uso. No, rende, questa scena, è chiaro. C'è una scena che sta nascendo. Hype. Situa, Bologna. C'è qualcosa che bolle in pentola a Bologna? Sì, Bologna è un porto di mare. Quindi su tutti gli aspetti, quindi è veramente una posizione strategica che ci passa di tutto, quindi a livello musicale, parlando del nostro contesto, sicuramente puoi vedere tante cose diverse in veramente pochi giorni. E quindi sì, da quel lato bellissimo, però come abbiamo detto anche in precedenza, parlando di noi, il nostro scopo è cercare di conoscere più realtà possibili e viaggiare il più possibile, perché ci sta. Comunque è quello che ci motiva sempre di più. Ci sta, giusto, giusto. Soprattutto fuori dall'Italia. Però è una bella base operativa. Sì, una bella base, bellissima base operativa. Quando torni è sempre bello Bologna. Sì, ti senti Bologna è bella. Accolto. Bologna partite bello, di sì. Basket, cioè noi abbiamo una regola, non si deve parlare di basket in questo podcast, però io posso chiedere se avete mai visto, no, ve lo dico per... che dopo mi picchiano, hai capito? Io devo dire ignorantemente no. Io c'è stato un periodo in cui seguivo la dinamica. Sì? Andavo al palazzetto a guardare la dinamica. Anch'io qualcosa guardo, cioè ogni tanto, però no, beh, più casualmente. Sì, anche alle superiori spizzavo un bel po' di Eurolega, NBA. Dal vivo mai vista una partita? Sì, vivo, sì. Io tu no? Cioè ho visto partite dilettantistiche, non partite serie, insomma. Dai, sarà curioso, non vedo l'ora di farvi vedere il clima che c'è, perché comunque è un palazzetto da 2000 persone. E bello caldo, abbiamo una curva che canta dall'inizio alla fine, quindi insomma tanti bambini, bei sorrisi, insomma un bel ambiente, e sono sicuro che lo scalderete. Saremo due, però lo sai. Lo so, però io vi farò un collegamento con chi manca e vi farò vedere cosa sta accadendo. Quindi, però bello avervi avuto qua tutti e quattro. No, infatti oggi. Contenti, noi siamo anche noi. Contentissimi. Sì, sì. Vi ringrazio. Poi dopo, tanto insomma, noi speriamo di legare e alimentare questa bellissima cosa che fa la musica di connessione. Dopo ci andremo a mangiare qualcosa fuori dai pazzi di Fleming, che ringraziamo. Rimarrete qua da Monteborre, insomma, li ho citati tutti. E quindi sono super contento. Non vedo l'ora di vedere West Paglia sul palco, sul parquet, scusatemi, della Baltur Arena. Grazie ragazzi per essere stati con noi. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a voi. Ciao.